Buon pomeriggio, eccoci qua dalle 14.30 alle 16, staremo insieme se vi fa piacere con i gioielli di Marengo, seconda trasmissione della settimana dopo gli orologi, la domenica sera 18.30-20 abbiamo gli orologi e il martedì pomeriggio, ecco, sono un po' di anni adesso che facciamo questa rassegna, questa vetrina televisiva. Dalle 14.30 alle 16, ecco, quindi prima pomeriggio un'ora e mezzo, e il nostro scopo è più che altro quello di comunque più che vendere, perché poi per televisione non si vende niente, per televisione si fa vedere, si stimola, si stuzzica, no? E si danno delle idee, magari per un regalo, per una cosa che così magari può piacere, può interessare, no? E come sempre ricordo che la prenotazione è gradita, poi venite con calma a vedervelo in negozio, se non potete venire in negozio, niente paura, veniamo noi a casa vostra. Ricordo che siamo interessati al ritiro del vostro usato, per quanto riguarda orologi, gioielli, oro, l'oro lo ritiriamo a 23 euro il grammo quando è rottame, oppure a qualcosa di più, sempre che magari sia bello, no? Arriviamo a ritirarlo anche a 30 euro al grammo e anche più, parlando di magari firme prestigiose. Quindi siamo aperti un po' così alle permute, agli scambi, eccetera, ci conoscete, no? Ci conoscete. Quindi la prenotazione 010-5299-320, fatela, se vi piace qualcosa, se vedete qualcosa che vi può interessare, che vi può intrigare, chiamate. Chiamate, non c'è nessun problema, non disturbate affatto, siamo lì dietro apposta ad aspettare le vostre chiamate. Saluto Camilla, oggi Camilla, Nicola penso abbia un po' di febbre a quanto mi hanno detto, mi dispiace, speriamo si rimetta presto, e oggi abbiamo comunque Camilla che insomma è una veterana, è senz'altro gradita, e abbiamo oltre che Camilla da presentare la nostra Clariber che ci accompagna, ci aiuta a far vedere le cose. Dai! Cominciamo a far vedere le cose, che è quello che interessa, dai, cominciamo. Attenzione, perché queste sono quasi tutte occasioni. Oggi il gioiello va molto d'occasione perché ha dei costi molto elevati, parlando di ex novo, perché i materiali costano, la manifattura costa, l'oro costa, e quindi ha dei costi davvero proibitivi la gioielleria attuale nuova, per cui è bene, ecco, guardare quando ci sono le occasioni, perché si fanno davvero dei grandi affari. Come questo, che è un orecchino a torchon con microperle, oro 18 carati, un orecchino degli anni 80, ovviamente rimesso a nuovo, ricondizionato, come si suol dire, debitamente trattato, come, sia come pulizia che come lucidatura, quindi poi alla fine torna ad essere nuovo, non c'è differenza tra un gioiello usato e un gioiello invece nuovo, c'è differenza per quanto riguarda invece il prezzo. Questo è un orecchino che per esempio io pesa sui, mi pare, 10-12 grammi, ecco, se io andassi a comprarlo adesso dalla fabbrica lo pagherei 600 euro più IVA, un orecchino così tranquillamente, io invece qua ve lo propongo a, avevamo chiesto 4,20. Ecco qui, diciamo, la cosa interessante, se piace l'oggetto, il fatto di averlo in pratica nuovo ad un prezzo forse che è la metà, o comunque un 40% meno rispetto a quanto si pagherebbe, perché poi un orecchino così oggi viene venduto intorno alle 800 euro tranquillamente, se costerebbe sui 600 euro più IVA, solo al costo a rivenditore nuovo, costa 730 euro, è un orecchino che viene proposto anche oltre i 1000 euro. Microperle e oro 18 carati, ovviamente la finitura, la lavorazione artigianale, fallo un attimo vedere anche, diciamo, un po' più così, come sta di piatto, intendevo, no, così di profilo, ecco, brava, così, ecco, volevo che a casa vedessero, diciamo così, la manifattura, come è realizzato, è molto bello questo. Tra l'altro il diametro, oggi ho il metro, ve lo posso dare, il diametro sono 3 cm esatti. 3 cm esatti, ritiralo. E poi c'era questo anellino che era un'altra occasione, questa volta sono brillanti, e qui avevamo chiesto
Ma sì, dai, 200-250 euro, la richiesta era 350 per la verità, perché lei meriterebbe tutti, però 250 vanno bene. Sono brillanti e oro 18 carati, un incrocio, se non sbaglio, un anello con gambo a filo. Ricordo che per quanto riguarda la messa a misura non c'è nessun problema, è compresa nel prezzo, quindi voi mi date 250 euro e con le 250 euro se dobbiamo allargare o stringere è un nostro problema, noi ve lo diamo della misura che vi serve, della misura vostra, sia un 11, sia un 10, sia un 18, sia un 20, non c'è nessun problema, 250 sono, 250 restano. Filo di brillanti centrali per un 20 punti circa, due ori se non sbaglio, bianco e giallo, simpatico, carino, ritiralo, poi di nuovo sempre a 3,50 c'erano questo paio di tappabuco in oro bianco con una spruzzata di brillanti, anche qui dovremmo avere una caratura complessiva compresa tra 0,10 e 0,15, e anche questi d'occasione ovviamente non sarebbe pensabile proporli a 3,50 fossero nuovi, perché insomma col costo dei brillanti, col costo dell'incassatura non è possibile proporre un paio di orecchini del genere a 350 euro. Questi, come vedete, sono un paio di orecchini a lobo. Ora, parlare di tappabuco mi sembra un po' azzardato, ecco, perché poi è più di un tappabuco questo, è proprio un orecchino così a lobo, semicerchio, semisfera, guarnita da brillanti. Adesso, ecco, magari se mi vai dentro, come ecco, sposta un po' l'orecchio in modo che si veda bene, vedete che ci sono i brillanti, c'è una lavorazione particolare, sono in oro bianco, perno farfallina la chiusura, e anche questo ritiriamolo, questo invece è nuovo ed è un bracciale della Dorica con la classica lavorazione brillantata, e beh, qua insomma, qua avevamo chiesto, sono 51 grammi d'oro, però attenzione, questi sono oggetti che costano più di 50 euro al grammo a noi, a commercianti. Io qua vi posso chiedere, allora, il prezzo consigliato dall'azienda è 3.800 euro. Io vi faccio su questi 3.800 euro un 15% di sconto, quindi riesco a proporlo a 3.250. Questo è un bracciale semirigido con chiusura a baionetta, oro bianco e oro giallo, dove abbiamo queste boule, vedete che hanno la classica lavorazione diamantata. Sembra in pratica un bracciale di brillanti, in realtà invece è solo oro 18 carati, vedete la classica fresatura che abbiamo sulle boule, che sono ovviamente in oro 18 carati, che hanno la possibilità di riflettere la luce in diverso modo e produrre questo così effetto brillantato. Pensate che questa lavorazione è stata brevettata dalla Dorica, che l'ha inventata, l'ha scoperta, e ha l'esclusiva per quanto riguarda la produzione di questi oggetti. Questo è un bracciale che ha un diametro circa di 4 cm, guardiamo un po' il diametro quanto è, vedete che è più o meno siamo sui 4 cm come diametro, più o meno sui 4 cm. Quindi un bracciale abbastanza grosso, pesa, ripeto, più di 51 grammi, la richiesta è 3.250, però torno a dire, qui non siamo nell'ambito dell'oro d'occasione, nell'oro che riusciamo a proporre tra i 30 e i 35 euro al grammo. Questo è un oggetto nuovo, di design, firmato, è una fabbrica prestigiosa, una finitura, una lavorazione prestigiosa, molto costosa. Ripeto, sono oggetti questi che vengono a costare più di 50 euro al grammo al rivenditore. Voi mi direte, ma è alto il prezzo, eccetera. Ho capito, però quando andate a comprare allora un piumino di una marca prestigiosa, lo pagate 800-1000 euro, un piumino, cosa c'è?
all'interno di un piumino, di una giacca di piumino, che cosa ci sono? Ci sarà qualche grammo di piuma d'oca, poverine le oche che vengono spiumate da vive, tra l'altro, perché poi così almeno lo rifanno questo piumaggio. Ci saranno 10 euro di piuma e non lo so, 40, 50 di stoffa e lavoro, eppure ve lo pagate 1.000 euro. Pensate che l'oro costa 33 euro al grammo come base, che è il costo, ripeto, del metallo con cui produrre le cose, pagarlo magari 50, 60, 70 euro al grammo quando ha delle finiture elevate, ci sta assolutamente. Ritiralo. Poi, se poi siamo abituati a comprare l'oro solo se costa poco, allora non parlo più. Allora 3,50, ecco, d'occasione, compriamo solo l'oro d'occasione. Però con l'oro d'occasione magari abbiamo un disegno passato di qualche anno fa, come in questo caso, questo è il classico anello a spiga con la ninfa raffigurata, incisa nel medaglione centrale in oro, sempre 18 carati, e questi erano anelli che andavano, lo ricordate, negli anni 80 e negli anni 90. Questo è d'occasione, lo proponiamo a 3,50 perché è d'occasione. Lo facessero adesso, più o meno costerebbe, ve lo dico subito, sulle 500 più IVA al commerciante. Questo è un anello che oggi il commerciante pagherebbe 610-620 euro, e poi dovrebbe rivenderlo col suo ricarico, non so, un 10%-20%, quello che può ricaricare in base ai costi, no? Perché poi anche le aziende che rivendono hanno un ricarico che dipende dai loro costi. No, se hanno, che so, 10 dipendenti hanno dei costi perché devono pagare 10 stipendi al mese. Se hanno 2 dipendenti hanno degli costi minori, no? Perché ne devono pagare solo 2 di stipendi al mese. Se hanno grossi magazzini, grossi spazi, pagheranno degli affitti molto elevati. Se hanno dei negozietti piccoli, pagheranno degli affitti più bassi, no? E quindi il ricarico del rivenditore è direttamente proporzionale ai costi dell'azienda stessa. Questo è un anello che, comunque, ripeto, dovessimo comprarlo oggi noi nuovo, lo pagheremo 600 euro IVATO, d'accordo, e poi c'è chi che è costretto a venderlo a 1.200, c'è chi è costretto a venderlo a 900, 800, e che invece si può contentare di venderlo a 700, 750 euro, no? Io ripeto, in base ai costi di gestione. Questi sono un altro paio di orecchini nuovi, però. Nuovi, e qui vabbè, eravamo arrivati a chiedere, mi pare, 5,50. Questo è un orecchino da 750 euro. Facciamo 4,90. Dai, 4,90. 4,90 per oggi ve lo propongo a un prezzo abbastanza feroce, aggressivo. Ripeto, orecchino ha questa è una semisfera con lavorazione martellata a lobo grande, vedete, ha un diametro di 2,5 cm più o meno. Perno clip, la chiusura oro giallo, sì, 2,5 ci siamo. E anche questo è un orecchino che copre bene il lobo, vedete, veste molto bene. Nuovo, questo non è, prima abbiamo avuto l'anello che pesava circa 11 grammi d'occasione, lo proponevamo 3,50, qui il prezzo cambia, però insomma qua c'è l'attualità del disegno, la modernità, ecco, non tanto il fatto che sia nuovo, perché mai indossato, perché anche, ripeto, l'oggetto usato una volta ricondizionato torna nuovo. Quindi non è tanto questo l'importante. Forse la cosa invece che differisce, parlando di oreficeria nuova, di produzione attuale, e l'oreficeria invece d'occasione, è il disegno, l'attualità, il fatto che sia di moda o meno, no? Negli oggetti d'occasione degli anni 80-90, sì, che poi alla fine i soggetti della gioielleria e dell'oreficeria sono sempre gli stessi, quindi poi queste mode spariscono e ritornano, tornano e vanno e vengono. Però
magari si può avere il piacere di avere un disegno un po' più attuale, più moderno, più al passo con i tempi. Ritiralo. Questo è un altro anello d'occasione. E un altro anello mi pare avessimo chiesto, 6x8, 48, 4,80. Però questo non è un anello da 4,80. Questo è un anello eseguito artigianalmente, quindi a pezzo singolo, utilizzando un quarzo rutilato appositamente scelto. E direi hanno costruito l'anello su questo quarzo rutilato. Quarzo rutilato che comunque è un quarzo particolare, un po' più raro, molto gradito, perché vedete quelle inclusioni filamentose che vediamo all'interno, oltre il bel color miele, ecco, sono inclusioni di rutilo appunto che caratterizzano particolarmente, in maniera gradevole esteticamente parlando, il quarzo che in questo caso vedete è tagliato con il classico taglio ovaloide sfaccettato, e vedete che su questo quarzo hanno costruito letteralmente l'anello utilizzando la tecnica, la lavorazione a fiamma dell'oro etrusco, quattro artigli che vedete serrano la pietra, la tengono ferma, fissa, dà proprio l'idea della robustezza di questo anello, che comunque è leggero, è sì robusto, forte, ma leggero allo stesso tempo. Quindi i 480 euro richiesti per questo anello sono niente, perché pensate che una montatura del genere oggi un artigiano in grado di produrla, di farla, almeno chiede 300 euro di manifattura. Poi bisogna metterci l'oro, il quarzo rutilato, eccetera, c'è l'incassatura, perché poi la pietra bisogna che venga incassata. Attenzione, l'orafo ti fa la montatura con le pietre belle dritte, con le griffe dritte, ok? Le griffe un cassatore cosa fa? Le piega, le rifinisce, le lucida, le arrotonda, no? In modo che poi non strappino le calze, non strappino i vestiti. Quindi qui non c'è solo il lavoro di un orafo, c'è anche il lavoro di un incassatore. E il gioiello è una cosa complicata, una cosa che sembra facile, ma in realtà è complicata. Un po' come l'orologio, no? Ecco, l'orologio tante volte noi diciamo ma non è preciso, mi si ferma, cioè, come se fosse una cosa semplice quella di rendere preciso un orologio. Non è assolutamente semplice, non è davvero assolutamente semplice. Ritiralo. Poi, ecco, c'era un bel anello in oro bianco con brillanti e rubini. Qui più o meno anche questo d'occasione, anche qui mi pare avessimo chiesto 650 euro, che confermiamo. E qui c'è parecchio materiale, ci sono parecchi diamanti, ci sono parecchi brillanti. E poi vedete questo quadratino interrotto centralmente da un brillantino più grande, perché attenzione, abbiamo un pavé di brillanti con pietre da 4-5 punti, ma centralmente ne abbiamo una un po' più grande che dovrebbe essere intorno ai 10-12 punti. Quindi anche questo è un gioiello non da 6,50, questo è un anello, un gioiello da almeno il doppio come costo. Vedete che tra l'altro è molto ben realizzato, addirittura sui fianchi del gambo, in oro bianco, abbiamo l'incastonatura di altrettanti due rubini. E qui c'è tanto lavoro, qui c'è scelta, c'è diciamo cura del particolare, della finitura, così come deve essere nella gioielleria. Il gioiello è una cosa in più. Deve essere bello, deve esaltare un bel vestito, delle belle mani, un bel décolleté, e la nostra persona, ecco, poi insomma, la nostra persona. Se non è bello non ha senso, non possiamo non indossarlo. Ritiralo. Poi c'era, ecco, per esempio questi sono nuovi, qui avevamo chiesto 3,50, sono di nuovo due orecchini molto luminosi con la chiusura
pompeiana in oro bianco e questa lavorazione sfaccettata delle bulle. Delle bull, quasi una, per esempio nelle pietre, quando abbiamo questa lavorazione si parla di taglio briolet, no? E qui ovviamente non si può parlare di taglio perché parliamo di oro, di bull in oro bianco, e quindi parliamo di lavorazione sfaccettata. L'effetto è qual è? Qual è il fatto che questa finitura, questa lavorazione produca un riflesso della luce, quindi l'orecchino illumina il viso, si nota, brilla, brilla quasi come se fosse, diciamo, con brillanti. 3,50 anche questo, semplice poi da indossare perché con la pompeiana non abbiamo nemmeno il problema così di dover cercare con la farfallina il perno, appoggiarlo eccetera, o chiudere magari l'asta molla, ecco, no, qui basta avere un foro nell'orecchio, far passare il filo e il gioco è fatto. E anche la facilità di indosso, secondo me, nel gioiello ha la sua importanza. Ritiramelo anche questo, ritiramelo anche questo. E beh, questa è simpatica, questo è un ciondolino con una con le faccette. Sapete le faccette che poi si mandano per messaggio? Come le chiamano? Come si chiamano? Gli emotion le chiamano così in inglese, il sorriso, la faccetta triste, la faccetta che ride, che piange, eccetera, no? E qui abbiamo, ecco, per fortuna una faccetta che ride, simpaticissima, in oro bianco, con brillanti, attenzione, attenzione, sono con brillanti. Spara un po', mi dispiace, vabbè, ma lì è un po' difficile la ripresa. Con catena in oro bianco, pensate che solo la catena vale 150 euro, solo la catena. Io vi chiedo 250 euro di tutto, ma attenzione perché è un'occasione d'oro bianco brillanti. D'oro bianco brillanti. E quella, adesso vediamo un po' se Camilla mi riesce a entrare su questa faccetta che spara molto, perché essendo di superficie ricurva riflette molto, vedete le luci che insomma ci sono qua abbastanza importanti nello studio, ecco, e quindi si vede male attraverso il teleschermo, proprio perché c'è questa enorme riflessione, però vedete il sorriso e gli occhi evidenziati dai brillanti. Questo è un simpatico ciondolo, 2,50, un regalo secondo me bello, valido, da fare a una ragazza anche giovane, no? Perché questo è un gioiellino giovane. Ritiramelo anche questo, ritiramelo anche questo. Questi erano un paio di orecchini che sono stati comprati da Repossi. Questo lo posso, diciamo, testimoniare perché so da dove vengono, so chi me li ha dati, e il quale si serviva molto negli anni 80 dal famoso Repossi, che è un gioielliere torinese, italiano ovviamente, famoso per aver, se vi ricordate, eseguito l'anello che Dodi Al-Fayed regalò a Diana, quel famoso anello con zaffiro centrale, è stato proprio così realizzato da Repossi, su ordine appunto di Dodi Al-Fayed. E quindi questi sono un paio di orecchini comprati da lui, ora non so se portino però il marchio Repossi, però attenzione, sono due orecchini importanti, non solo per i brillanti che troviamo in essi, che dovrebbero essere sul carato 35, due carati 35 complessivi, ma anche per i rubini e il corindone giallo. Ecco, quello sotto, quella gemma nella parte, diciamo, inferiore dell'orecchino, che vedete gialla, non è, attenzione, un quarzo citrino, no, è corindone giallo. Qui il gioielliere ha voluto realizzare qualcosa che badasse molto alla sostanza e non solo all'apparenza. Non si è accontentato di mettere un più economico quarzo citrino, ma ha voluto il corindone giallo, proprio per, perché fosse speculare al rubino che abbiamo nella parte superiore.
E qui avevamo e chiediamo 1950, ma è una vergogna, davvero una vergogna, perché ci sono circa un carato di 35 solo per quanto riguarda i brillanti, poi abbiamo questo rubino naturale e quel corindone giallo, sempre naturale, che per poco che pesino saranno un carato e 20, un carato e 30 cada uno, quello di sotto poi anche più pesante. Attenzione, perché il corindone giallo è molto più costoso, più raro che non il quarzo. Intanto poi ha caratteristiche anche ottiche diverse, ha una maggiore durezza il corindone giallo rispetto al quarzo, è chiaro, ma soprattutto è molto meno presente in natura. Il quarzo forse è un po' il minerale, uno dei minerali più presenti che troviamo in natura. Poi la rarità lo possiamo avere per quanto riguarda i quarzi, magari determinati colori, come per esempio l'ametista, no? Esiste un sacco di quarzo bianco, solo la parte, come nell'iceberg, la parte superiore è quella che assume quella colorazione viola più o meno intensa che chiamiamo ametista. Quindi abbiamo un sacco di quarzo, ma poco quarzo ametistato. E comunque il quarzo è molto più presente rispetto al corindone, che belli. Insomma, questi sono gioielli veri, ora lasciate perdere che io li propongo a 1950, questi sono un paio di orecchini che dovrebbero essere oggi proposti in gioiellerie importanti anche a 5-6 mila euro, ma non sto dicendo cifre così a caso, non sto dicendo cifre così a caso, e coloro i quali hanno occasione così di comprare, vedere certe cose, certi gioielli, lo sanno. Ritiriamoli, tanto finitura artigianale, questo ora, ripeto, forse non hanno il timbro, il logo Repossi, ma sicuramente sono stati realizzati molto molto bene. Poi c'era, allora ve lo ricordo, quel famoso smeraldo trapice. Cosa vuol dire smeraldo trapice? L'abbiamo già detto più volte, è quella inclusione molto rara che abbiamo, che troviamo in alcuni smeraldi, che tra l'altro li rendono molto apprezzati, ricercati e costosi, perché se voi andate magari su internet, oggi internet è un po' la nostra croce, la nostra delizia, un po' la nostra croce perché a volte propone delle cose, delle cifre che fanno alzare i prezzi, no? E poi quando voi venite a vendere mi dite ma l'abbiamo visto su internet a 2000, sì ho capito, ma bisogna venderlo a 2000. Però per contro è utile oggi interno perché informa facilmente, e in questo caso per esempio se voi andate a digitare smeraldo trapice vedete che cosa vi viene fuori e che prezzi chiedono di questi smeraldi. Quindi abbiamo due, uno montato su anello e l'altro montato su girocollo, o meglio come pendente. Partiamo dal girocollo. Il girocollo è sempre tagliato a cuore, abbiamo 90 punti di diamanti, di brillanti, e 3 carati e 45 lo smeraldo trapice centrale. Facciamolo vedere, e qui la richiesta mi pare fosse sui 2900 euro per questo ciondolo importante, bello, raro. Trapice è, dicevo, il nome di una inclusione particolare dello smeraldo che ha la forma della ruota di frantoio, no? Sapete quelle ruote che assomigliavano un po' alle ruote dei carri, con quei raggi abbastanza evidenti, che si diramavano dal perno centrale, dal ceppo, fino alla circonferenza della ruota. Ebbene, la ruota di frantoio, anziché chiamata trapice, dà il nome a questa inclusione particolare, che adesso attraverso il teleschermo magari non si nota tanto, non è forse facile da rendere così attraverso il teleschermo, ma se comunque venite in negozio ve la faccio vedere molto bene. E qui abbiamo da 3 carati e 45 come caratura dello smeraldo con circa 90 punti di brillanti, e questo è uno smeraldo ovviamente naturale, ci mancherebbe, non ha nessun trattamento illegittimo soprattutto. Lo possiamo confermare attraverso il certificato gemologico che vi forniremo se vi interessa l'oggetto,
E questo direi che è una cosa più unica che rara, più unica che rara, perché non ce ne sono molti a livello mondiale di smeraldi con inclusione trapice. E direi che noi l'abbiamo, sono sincero, trovato casualmente questo smeraldo, perché sennò a 2.900 euro non riuscivamo nemmeno ad acquistare lo smeraldo centrale. Noi poi abbiamo provveduto a fornire i diamanti, fornire la montatura, farla fare a livello artigianale, eccetera, no? Chiaro, siamo stati rimasti legati al cuore come forma, perché il taglio di questo smeraldo era taglio cuore. Però questo è l'effetto, questo è un gioiello vero, questo è un gioiello vero, un gioiello a 5, 6, 8 mila euro, potrei chiedere quello che voglio, io dico sempre, a volte converrebbe a me, anziché venire qua a parlare davanti a queste luci accaloranti, proprio in tutti i sensi della parola, mi converrebbe prendere un aereo, portare queste cose in giro per il mondo e venderle a cifre anche superiori, perché poi laddove c'è, non dico interesse, perché interesse c'è anche qua in Italia, per carità, che magari c'è più disponibilità, c'è più ricchezza, il soldo gira un po' di più. Allora queste cose, le persone sono più attratte da queste cose. Ritiriamo, la crisi del gioiello oggi è dovuta in Italia, diciamocelo francamente, alla crisi così economica. È chiaro che se io non ho soldi alla fine del mese, quello che guadagno mi basta appena per coprire le spese di vitale importanza, e poi non posso pensare ai gioielli. E questo invece è l'anello, sempre con smeraldo trapice, dove abbiamo lo smeraldo centrale di 3 carati e 15, un contorno di 1 carato e 21. Qui la richiesta era 3.250. Ora questo poi, ecco, magari può essere il lato positivo, il risvolto della medaglia, no, della crisi, che ci fa trovare questi gioielli che dovrebbero avere un'altra cifra, un altro prezzo, un altro valore, a cifre invece sinceramente così abbordabili, ma soprattutto interessanti. Ecco, qua si vede meglio l'inclusione trapice, ma soprattutto il colore verde intenso, vivo, brillante dello smeraldo, anche qui tagliato a cuore, e montato con non 90 punti di brillanti come nel caso del ciondolo, ma addirittura con un carato e 45, quindi con brillanti più grandi, più importanti, montatura artigianali, brillanti incassati a giorno, oro bianco, e qui si vede, 3.250, questo è un anello a 7.000 euro, questo è un anello a 7.000 euro. Ritiriamolo anche questo, ritiriamolo anche questo, bello anche questo, qui mi pare avessimo chiesto 950 euro, 900 euro, una cosa del genere. Ci sarà un carato di diamanti, questo è un anello tipicamente degli anni 50, direi degli anni 50, che sono tre vere elettrosaldate, in oro giallo, che comunque tipico dell'epoca, ha questo tono piuttosto rossastro, vediamo, perché è ricco di rame, perché il taglio dell'oro sempre 7,50, adesso appena Camilla me la inquadra, potete capirlo anche voi, è sempre un oro 7,50, però nella lega di argento rame che si mette anche oggi, no? Per coprire le 250 parti di metallo mancante, avevamo maggior presenza di rame rispetto all'argento. Perché? Perché negli anni 50 l'argento costava caro, e allora insomma, io vabbè, ok, faccio sempre l'oro 750, 18 carati, quindi 750 parti di oro ce le metto, però in quelle 250 parti, anziché mettere 200 parti d'argento e 50 di rame, ne metto 200 di rame e 50 d'argento, perché mi costa un po' meno. Ecco perché di solito questi gioielli anni 50, anni 40 hanno questo colore un po' più cupo, più tendente al ramato, più rosso quasi, no? Tanti dicono è oro rosso, no, non è oro rosso questo, non è oro, è oro giallo che ha questo caratteristico colore. Poi un altro anello bello, per esempio, che non mi avete considerato, che lì che sbagliate, che per cui avevo chiesto 2.200 euro, ma qua c'è un chilo di brillanti, ci sono un pavé
di una forma un po' così fantasiosa, ma realizzato molto bene. Valenza, qui manifattura italiana, Valenza, oro bianco e oro giallo. E qua ci sarà un carato e mezzo, forse un carato e 70 come caratura dei brillanti. Adesso non l'ho mai fatta precisamente. Anche qui 2200 euro. E qua appunto c'è questa forma un po' così particolare, dove abbiamo questi due così direi quasi olive di brillanti, no? Di pavé di brillanti che vengono racchiuse, unite nella parte centrale, che comunque vedete anche qualche cosa di oro giallo. Fa vedere anche il gambo, mi pare che sia un gambo non proprio a filo, ma è una fascetta questa, questo non è proprio un anello, questa è una fascetta. Vedete anche la fodera, realizzato splendidamente a mano, questi non sono oggetti da 2200 euro. Anello tipicamente anni 80, 80-90 direi, e questa è la resa una volta che lo indossiamo. Ritiriamolo, grazie, ritiriamolo. Ma che belli che sono questi orecchini, questi sono nuovi però hanno... Adesso ve li faccio vedere, poi vi dico tutto, indossalo un po', perché apparentemente vi possono sembrare questi, anzi non lo dico, li faccio vedere e poi mi dite voi, ecco, mi farete capire voi che cosa vi possono sembrare questi orecchini, che tra l'altro hanno un diametro, sono anelli che hanno, intanto per dare delle informazioni a casa che so che vi servono, ecco, questo è un orecchino che ha un diametro di 5 cm, 4,5 per la verità. E no, non sono brillanti, quelli che vedete nella parte centrale non sono brillanti, non sono brillanti. Vi chiedo 350 euro, perché fammi un po' vedere qua se riesco a fare 350. Ma riesco a fare anche 320 di questi, sì, riesco a fare anche 320, sì, 320, fai pure 320, diametro di 4 cm e mezzo. Nella parte centrale non sono brillanti, non sarebbe possibile proporli in oro 18 carati a 320 euro, ma è una strisciolina con una lavorazione particolare di oro bianco che viene letteralmente, diciamo così, applicata, incollata fra virgolette nel binario che si viene a formare, e l'effetto è quello di appunto dei brillanti, quasi ci fossero dei brillanti così, no? A prima vista no, signori, è una lavorazione particolare che appunto dà questo effetto. Ovviamente fossero un paio di orecchini così a cerchio in brillanti, qui così grandi, tra l'altro con un diametro di 4 cm e mezzo, ci sarebbero due carati di diamanti, di brillanti come minimo, se non di più, se non di più, anche 4 carati di brillanti, il prezzo insomma andrebbe a finire dai 4.000 euro in su. Invece qui abbiamo lo stesso effetto, se vogliamo, scenico a prima vista, la stessa brillantezza, luminosità, ecco, brava, fammi vedere come calzano, come si notano, e abbiamo appunto questa, un costo minore, ecco, costo minore. Mi pare che così ci siano anche più piccoli, per chi magari non ama questi diametri, questi orecchini piuttosto evidenti, un po' invasivi, forse, ecco, ce n'è anche un paio che hanno un diametro di 3 cm. Fagli vedere magari così. Il prezzo, vediamo, forse un po' meno. Dunque, no, aspetta, 100, eccoli qua. E qui andiamo a finire 200 euro, dai 320 scendiamo a 200 euro come richiesta. Io cerco di tenerli questi prezzi, falli vedere. No, noi possiamo magari far vedere quello, l'hai sempre indossato o l'hai tolto? Vammi pure su quello indossato grande, e poi possiamo anche magari tu tira su le manine, fai vedere che ecco li abbiamo anche più piccoli. Quindi 200 euro i piccoli, 320, 330, cosa avevo chiesto, non mi ricordo nemmeno.
i grandi, lavorazione diamantata, oro giallo, potete sceglierli, questi sono nuovi, ritirameli tutti e due. Questo di nuovo era un bel anello, poi ci vediamo anche un paio di orologi, poi se avete delle richieste, come al solito, fatele, Flavio è lì a vostra disposizione, 010 5299 320. È il numero del negozio a cui dovete chiamare se volete vedere qualche cosa. Noi siamo in diretto contatto con Flavio, per cui qualsiasi vostra comunicazione ci viene riportata. Se volete rivedere qualche cosa, se volete vedere qualcosa in particolare, io ho una mia scaletta che mi sono così preparato, però se voi, qualcuno di voi volesse vedere un qualcosa che magari non aspettare che lo prendete, lo chiami 010 5299 320. Questo qua è un anello per cui io poi alla fine ho chiesto, mi pare, 4,50, ma non è un anello da 4,50, questo è un bel anello, 4,50 sono giustificati dal fatto che è d'occasione, che è usato, ovviamente ricostituito, quindi debitamente lucidato, debitamente lavato, anche per carità, in genere subiscono dei trattamenti con gli ultrasuoni, gli anelli, prima poi di essere lucidati, e quindi è un anello che il prezzo è d'accordo da usato, 4,50, ma sostanzialmente è un anello nuovo. Centralmente abbiamo una tormalina abbastanza importante, taglio losanga, accompagnata, vedete, da due baffetti brillanti, dove abbiamo 2, 4, 6, 7, 14, 14 per 4, cosa fa? 14 per 4, ci sono anche, no, forse 4 no, sono troppi, no, 25 per 14, abbiamo 35 punti brillanti. Però c'è parecchio oro, attenzione, perché fai vedere anche la parte, diciamo così, ecco, del profilo, vedete che è spessa la montatura, una montatura da 10-12 grammi questa, quindi robusta, ricca. Oggi non le fanno più queste montature, lo sapete, con l'oro a 33 euro al grammo nessuna fabbrica può impegnarsi a realizzare anelli quanto pesa questo, guarda un po' se c'è il peso, non l'abbiamo messo? Sì. Cos'è? 9,4, nessuna fabbrica oggi si impegna a realizzare anelli che pesano, che portano quasi 10 grammi di oro. Non ce la fanno, vanno troppo in alto coi costi, poi non sono assorbiti dal metallo, dal mercato. Vedete che le cose nuove di solito sono cose leggere, e tra l'altro oggi le aziende, almeno quelle attrezzate, quelle più capaci, produttrici di orafo, di oreficeria o anche gioielleria, sono aiutate dalla tecnologia attuale, che permette di lavorare l'oro praticamente come se fosse una plastilina, e quindi realizzare oggetti anche molto leggeri, però anche grandi, voluminosi, quindi oggetti che pagano l'occhio e magari pesano poco. Una volta invece no, adesso poi più avanti vedremo un anello firmato pomellato che pesa 24 grammi, perché quanto pesa? Aspetta che lo guardo, 23,90, ecco, anche oggi pomellato, questi anelli così pesanti eccetera, se li realizza in argento, non li realizza più in oro, se no andiamo a finire a cifre davvero iperboliche. Noi questo pomellato di cui vi sto parlando lo abbiamo, lo possiamo proporre a un prezzo interessante, perché usato, perché acquistato negli anni 80 e oggi magari viene rivenduto, se no oggi sarebbe impensabile trovarlo a queste cifre. Bello, ritiralo. Ci possiamo vedere anche qualche orologio, perché poi ecco, noi non siamo solo gioielli, anzi forse magari tanti di voi ci conoscono prevalentemente per gli orologi, siamo abbastanza famosi a Genova e in Liguria per gli orologi, perché comunque abbiamo sempre curato l'orologio in maniera particolare.
Di questo vi chiedo 1300 euro, è un Baumercier quarzo carré con due fili brillanti sui fianchi, sui brancard come si dice in francese, elegante, carino, simpatico, acciaio e brillanti. E questo è anche un nuovo binomio dei nostri tempi, dei giorni nostri, cioè unire i brillanti, materiale nobile, costoso, non a metalli, a metalli altrettanto nobili e costosi come il platino, come l'oro, ma all'acciaio, quasi a dissacrare un po' il valore del brillante, ma soprattutto a renderlo ancora più, diciamo, portabile questo brillante, no? 1300 euro. Guardate che bello, tra l'altro anche il bracciale a maglia larga, qui credo ci sia corredo di scatola garanzia, doppia finitura del bracciale, finitura satinata nella parte centrale, lucida nella parte periferica. Poi abbiamo il vetro minerale e il quadrante madreperla, tra l'altro, questa è un'altra chicca estetica che rende prestigio all'oggetto, all'orologio in particolare. Eccolo qua, Baumercier della collezione Hampton, mi pare, sì, una collezione Hampton, che è una collezione caratterizzata un po' da queste forme rettangolari delle casse. Attualissimo, ritiralo, ritiralo. Poi c'era anche, visto che volevo farne vedere un altro, questa è una bella altra occasione, non mi ricordo il nome del, un Princeps forse, sì, forse un Princeps, dovrei chiedere 1800, almeno 1800 dovrei chiedere io di questo orologetto, tra l'altro in oro, completamente in oro, cassa e bracciale. Automatico, automatico, un Philip Watch forse, non riesco a capire bene la marca. Ecco, brava, vammi un po' dentro così riusciamo, vediamo un po' se riusciamo a leggerla. Sì, Philip Watch, Philip Watch. Lunetta zigrinata, quadrante champagne, automatico, adattario a scatto rapido, vetro esalite, bracciale tipo Oyster. Uno di quegli orologi che richiamano un po' i Rolex, no? E 1800 li chiedo, poi magari possono essere un po' trattabili, però li merita, ve lo do revisionato con un anno di garanzia, c'è la sua scatola, È un Lady, attenzione, quindi 29 mm come diametro, quindi astenersi i maschietti, se qualcuno di voi crede possa portarlo, parlo dei maschietti, no, è un orologio da donna questo, è un orologio piccolo, è un orologio, oddio, oggi anche le donne tante preferiscono un orologio più grande, d'accordo, però questo è particolarmente adatto ad un polso femminile. Dicevo, automatico, uno di quegli orologi che richiamano appunto il disegno della cassa Oyster, che negli anni 80, anche 90, no, negli anni 90 era già cambiato tutto. Erano molte le case che sfruttavano il disegno Oyster della cassa Rolex, nessuno diceva niente, no? La Rolex non si opponeva, l'orologio piaceva e allora lo faccio uguale. Philip Watch in questo caso, ma ricordiamo Zenith, ricordiamo Longines, ricordiamo Baumercier anche, che ha sempre cavalcato questa onda appunto della cassa Oyster. E poi a un certo punto la Rolex ha cominciato a dire basta, ha detto no, ecco no, questa è una nostra cassa, qui abbiamo un brevetto che risale a noi al 1931, per cui adesso lo rinnoviamo questo brevetto, sapete che il brevetto cade mi pare dopo 20 anni, a meno che non venga rinnovato, lo rinnoviamo questo brevetto e basta, nessuno può più realizzare orologi così, con la cassa Oyster appunto. Ed ecco appunto che da allora, dagli anni 90 in poi, Baumercier, Philip Watch, Longines, Zenith, eccetera, hanno comunque cominciato ad elaborare, a studiare e a realizzare le casse diverse da questa cassa Oyster. Ritiramelo, va, questo orologetto qua, simpatico. Questo di nuovo era un bel ciondolo, con cristallo di rocca singolarmente, diciamo così,
tagliato. Qui ho chiesto 800 euro, mi vergogno perché questo è un ciondolo che vale più del doppio. Questo è un gioiello vero, dove abbiamo un cristallo di rocca centrale debitamente tagliato, appositamente tagliato, proprio per realizzare questo disegno, questa scultura, questo ciondolo poi, no? E lo stesso vedete realizzato in oro bianco, attenzione, è stato impreziosito da circa, ma posso dire 40 punti brillanti, adesso ora dovrei contarli, come minimo 30-35 ci sono, ma potrei anche dire 40-45, basta contare i brillanti, moltiplicare per 2, ecco perché sono tutti brillantini da 2 punti e abbiamo la caratura. Però vedete che il ciondolo è ben realizzato, è robusto, è ricco d'oro, fatto negli anni 90, questo non fatto certo adesso. Allarga un po' l'immagine, la stessa collana a tubolare, così, che ricorda un po' le collanine di Fop, è una collana pesante, una collana ricca, non sono cose di oggi. Nessuna fabbrica realizza oggi un ciondolo in questo modo, costa troppo, costerebbe troppo, un ciondolo così costerebbe magari 1.300-1.400 euro più IVA al rivenditore, dovrebbe essere venduto sui 2.500 euro un ciondolo così, e non c'è il mercato. Allora cosa si può fare? Si può proporlo, lo si può proporre come usato come occasione a cifre invece, ecco, più abbordabili, che possono essere spese un po' così più facilmente. Dai, in fondo 800 euro è il prezzo di un maglione un po' bello a momenti, dai, ci sono le borse, andate a comprare una borsa un po' come si deve, fai presto a spendere 800 euro. Questo è davvero bello. Cristallo di rocca che è un tipo di quarzo, naturalmente utilizzato in gioielleria, molto gradevole con questo effetto così satinato. E qui, oltre che poi ai materiali, all'oro bianco, ai brillanti, all'incassatura eccetera, c'è anche il disegno, singolare, particolare, ritiralo, così come un disegno particolare è quello di questo bracciale. Qui chiediamo 800 euro, 850, vabbè, fai 800, qui abbiamo due ori, oro rosa e oro bianco, e qui c'è un disegno particolare, gold art, e questa è alta oreficeria, anche qui abbiamo questa lavorazione un po' martellata, particolare, che ci ricorda, cioè, insomma, che questi sono oggetti d'alto livello. Noi li teniamo anche bassi perché comunque quando mi capita di andare così in giro, magari in altre città, anche in luoghi magari di villeggiatura prestigiosi, no? Mi capita, e magari per la vacanza, quando sono anch'io che giro con il naso all'ingiù perché guardo le vetrine e vedo magari questi oggetti proposti, sono la stessa azienda, li riconosco. E poi mando sempre qualcuno all'interno a chiedere quanto costa, eccetera, no? Ma più che altro lo faccio, che non è una cosa carina, lo capisco, ecco, d'accordo, però lo faccio per capire a quanto vengono poi proposti questi oggetti, e credete, c'è sempre un 40-50% in più nella richiesta rispetto a quanto richiedo, a quanto chiedo io. Ritiriamolo, fatelo anche voi se vi capita, se ricordate gli oggetti provate un attimo a chiedere quanto chiedono. E un altro paio di orecchini spettacolari, questa volta di repossi, sono questi a cuore con brillanti, qui c'è tanto materiale, c'è una cura dei particolari, questo è un gioiello vero, selezione dei brillanti, 3 carati e 20 per 18 grammi e 20 di peso complessivo per entrambi gli orecchini, che hanno una chiusura perno clip, eccoli qua, ma che meraviglia. Qua ho chiesto, questi sono un paio di orecchini a 5.000 euro, ho chiesto 2.950. Davvero un paio di orecchini da 5.000 euro sono questi, Poi ecco la posizione così della punta del cuore può essere orientata come meglio si crede. Questo è un orecchino importante, bello, ritiramelo, grazie.
Vi voglio far vedere quello che è un po' la novità di oggi, una delle novità di oggi, questo pomellato, questo è una fascia importante, grande, il pomellato, pensate che pesa, stiamo parlando di oro pomellato, pesa 23,90 grammi, quindi 24 grammi, pomellato tra l'altro è famoso per il peso, per l'utilizzo della lavorazione piena dell'oro, no? È famoso per questo, poi è stato un po' bistrattato, cioè poverino, penalizzato, pomellato per quando c'è stato l'aumento vertiginoso, è entrato l'euro, l'oro è arrivato a costare 30 euro, 35, 40 eccetera, no? E quindi non ce la fa più pomellato a realizzare anelli da 24 grammi come questo. Ricordo che pomellato è un'azienda di gioielli di lusso che nasce a Milano nel 1967 e fu fondata appunto da un certo Pino Rabolini. Poi non ho mai capito perché abbia chiamato il marchio pomellato, devo un po' informarmi. Qui abbiamo questi tre granati importanti, grandi, tagliati a mamma mia, c'è un nome questo taglio, ma non ricordo, adesso non mi viene in mente come quale sia il vero giusto nome del taglio di questi granati. E ripeto, l'anello pesa 23,90 grammi, quindi ci sono praticamente 24 grammi d'oro. Firmato pomellato, fallo vedere nella parte inferiore, fai vedere la sua firma, giralo in modo che, ecco, brava, fai vedere, brava, vai sotto che lì dovrebbe esserci, se la vedi, la firma, eccola lì, vedi che l'hai trovata, eccola lì, ecco, questa è la firma pomellato, che ancora troneggia nel fianco della fascia. Questo è un anello che oggi costerebbe ma 23.000 euro, penso, con i prezzi di pomellato di oggi, che se noi andiamo a vedere le collezioni attuali di pomellato, sono tutti anelli filiforme che costano 2.000-3.000 euro l'una, dove ci sono magari 5 grammi d'oro, una spruzzata di brillantini e ok. Qui insomma questa è una fascia importante. Io vi chiedo 2.500 euro, però stiamo parlando, probabilmente la collezione credo sia la 1967, una collezione di fasce importanti, grandi, che adesso fanno solo in argento, proprio perché sennò andrebbero a costare delle cifre impensabili, voi pensate ai 200 euro a grammo di pomellato moltiplicate i 23,40, insomma un anello così costerebbe oggi 4.680 euro, 5.000 euro. E per cui ecco, 2005 mi pare un giusto prezzo, una giusta richiesta per un anello esclusivo, particolare, tra l'altro di un periodo particolarmente florido della produzione orafa, in particolare di pomellato, perché era un periodo, qui siamo negli anni 80 credo, anni 80-90, un periodo in cui il prezzo dell'oro era basso, perlomeno rispetto ad oggi, era un quarto, no? Se parliamo delle 20.000, ricordiamo le 20.000 lire al grammo che costava l'oro negli anni 80-90, oggi costa 33 euro, quindi siamo passati dalle 20.000 alle 66.000, ecco, se traduciamo i 33 euro in vecchio conio, 33 per, che poi di più di 33, perché 33.82 mi pare fosse, no? 33.82 per 1936.24, ecco, sono le attuali 65.48. Quindi in realtà il costo dell'oro attuale è 65.048 euro. Pensabile produrre cose da 24 grammi di peso oggi, all'epoca lo potevano fare, ripeto, l'oro costava ancora poco in proporzione, quindi realizzavano questi capolavori.
Conviene, ecco, conviene prenderli, acquistarli se li troviamo usati, che poi vengono come questo ricondizionati, rimessi a nuovo. Conviene perché sono cose esclusive, non più reperibili, nel tempo il loro valore crescerà sempre, sempre di più, perché saranno davvero tanto sempre più rari, ecco, attuali, anche come disegno. E rappresentano, non mi piace dire questo, però è vero, anche un sicuro investimento. Perché ricordate una cosa, quando abbiamo delle cose mobili esclusive, uniche, rare, prestigiose, importanti, firmate, come in questo caso, ebbene, noi possiamo comunque, nel momento in cui vogliamo disinvestire, rivolgerci a tutto il mondo. Quindi questo anello, se magari in Italia non piace, o non c'è la possibilità di che venga acquistato, ebbene, possiamo andarlo a vendere in America, in Cina, in Asia, in Giappone. Oramai abbiamo il mondo a disposizione con la tecnologia che abbiamo oggi. È vero, è vero. Quindi perché oggi l'orologio, il gioiello è visto un buon, sicuro, interessante investimento anche, oltre ad essere il classico oggetto che poi uno si compra per goderselo, per metterlo, esibirlo, eccetera, no? Ma anche è un investimento, perché insomma, ha un mercato mondiale, ha un mercato mondiale. Noi una casa, se crolla il mercato in Italia, non è che la possiamo rivendere, cioè dobbiamo rivendere in Giappone, no? Dobbiamo rivendere in Italia, è lì, cioè, capito? Combo. Mentre un orologio, un gioiello, un brillante, un paio di orecchini, eccetera, vogliamo disinvestire perché abbiamo bisogno? Possiamo vendere in tutto il mondo, possiamo vendere in tutto il mondo. Ritiramelo, questo anello di pomellato. Poi per gli amanti dell'oro a peso, l'oro d'occasione, 30 grammi e 60, chiediamo 33 euro al grammo, dai, 30 grammi e 60 per 33, 1000 euro, 1000 euro. Questo è un bracciale ad anelli, ad anelli ovali, con questa lavorazione scatolata che suona, perché è un bracciale questo che quando lo portiamo, muoviamo il polso, fa un caratteristico rumore gradevole, particolare. E ovviamente non è pieno perché con questa dimensione, se fosse oro pieno, altro che 30 grammi, ci sarebbero 300 grammi d'oro, con la conseguenza che 300 grammi d'oro a 33 euro al grammo ve lo dovrei proporre a 9.900 euro, invece lo propongo a 1.000 euro perché pesa 30 grammi e 60, per 33, 1.000 euro. Se voi pensate che la base è circa 28-29, insomma alla fine voi mi date 33 meno 29, 4 per 30.6, in realtà io dovrei dire che questo bracciale costa non 1000 euro ma costa 122 euro, che è la cifra che effettivamente pagate per avere questo bracciale, ok? 122 euro, perché i restanti 870 è oro, e l'oro è uguale ai soldi, no? Andate in qualsiasi banco metalli, l'oro potete venderlo. La valutazione su tutti i giornali, o meglio su tutte le su internet, è un attimo vedere la valutazione dell'oro. Una volta dovevi comprare il giornale, no? Il 24 ore, dove che poi insomma a volte queste valutazioni dell'oro erano magari gonfiate, no? Ad arte. Adesso no, adesso è semplice, in tempo reale, guardi, vai su Google, valutazione dell'oro, viene fuori subito tutta, in euro, in dollari, come vogliamo. Ritiramelo. Ah, c'erano anche in oro bianco, quei brillanti, scusate, quegli orecchini con la lavorazione diamantata, con quel nastro brillantato nella parte centrale, quello che abbiamo visto prima, che erano due cerchi, uno di 3 cm, l'altro di 4,5, uno costava mi pare 330 euro, l'altro costava 200 euro. A 200 euro vi propongo anche questi, simpatici, carini, sono più ovali, non sono proprio cerchi come quelli di prima, però a me piacciono molto, leggermente ritorti,
che non guasta, che non guasta, 200 euro, oro bianco, attenzione che è oro bianco questo, non sono, abbiamo appunto l'oro bianco, mamma mia, manca già 25 minuti, mi vola, questa è una trasmissione, mi vola molto di più che gli orologi. Ma perché mi coinvolgo, perché poi alla fine io ne vengo dai gioielli, tutti mi conoscono per quello degli orologi, mi fermano per strada, ma non è quello degli orologi, però io ne vengo dalla gioielleria, io ho cominciato a innamorarmi di questo lavoro apprezzando la gioielleria. Negli anni 80 gli orologi non è che fossero tanto, tanto apprezzati. Vabbè, qui ho chiesto, mi pare, 9,50, questo cartellino qua in questo modo non mi piace per niente, però vabbè, questo è un ciondolo che è fantastico, questo è davvero fantastico. E ritirami l'orecchino che ci vediamo questo girocollo qua, questo girocollo pendente che io ho proposto a 950 Vabbè, cioè proprio perché vengo dalla gioielleria, perché so quanto, so come si realizzano, come si fanno, come nasce un gioiello del genere, oggi vederlo così sminuito, proposto a 950 euro, questo ciondolo realizzato in oro bianco con più o meno anche un carato 20 di brillanti, due cavallotti che vanno a fissare i due saliscendi, addirittura il tutto raccordato non da un semplice, da una semplice catenina in oro bianco che vale sempre le sue 150 euro, no, abbiamo più catenine in oro bianco, abbiamo un gruppo di catenine in oro bianco, quasi da poter utilizzare come torchon. Questo è un ciondolo a 2500 euro. Questo è un ciondolo che dovrebbe essere proposto a 2500 euro. Brillanti sono belli, sono tutti di primissima scelta, però vedete, lo capite, al di là di quello che poi racconto io, no? Possono essere sempre le solite vanterie generiche del prodotto fatte dal venditore. No, al di là di quel che dico io, lo capite che i brillanti sono belli, perché non avrebbero realizzato un oggetto così con questa cura, prendendosi la briga di scegliere due diamanti all'estremità dove c'è così l'unione con la catenina, o meglio col gruppo di catene un po' più grandi rispetto al resto dei brillanti, quindi insomma hanno dovuto mettere due brillanti un po' più grandi che facessero proprio da estremità. Non solo, ma lo stesso viene poi rifinito non con una catenina semplice, ma con diverse catene, per dare morbidezza, per dare fluidità all'oggetto, al ciondolo, allarga un po' l'immagine. Quindi questo è un gioiello bello, lo capiamo da queste cose, da questi particolari, non da quello che dice il venditore di pentole, no, lo capiamo da queste cose. 9,50, è un'occasione, è chiaro, questa è un'occasione, ritiralo, dai, ritiralo, a che luce che dà, ritiralo che ci vediamo un carato 26 a binario oro bianco, la fedina con brillanti extra, bianco extra, qui tutto materiale H color sicuramente, e questa è una fedina d'occasione che io vi propongo a 1450. Aspetta un po', scusa, mi sbagliavo. Questa è una fedina da 2500 euro per la qualità e quantità dei diamanti. 1600, scusate, 1600 la richiesta era. E 1600 siano. Poi faccio vedere una spilla che è qualcosa di spettacolare. E qui ecco, qui abbiamo la classica incassatura binario, che è l'incassatura più, diciamo, meno invasiva, meno problematica, che dà meno problemi. Questa è la classica vera quotidiana, da mettere su e non togliere più. Quindi chi volesse fare un regalo permanente, che diventi parte della persona che lo va a portare,
qui non sbaglia, qui non sbaglia. La fede in brillanti comunque è sempre una cosa che si può portare quotidianamente, eccetera. Ma montata così a binario garantisce anche una robustezza, una delicatezza anche nell'usarla particolare. La misura non c'entra, la misura poi ve la faccio come volete, ritirala perché ci vediamo. Questa è una spilla degli anni 50, l'avete già vista qualche volta, e qui ho chiesto, mi pare, ritirami la fedina, grazie. E avete già visto questa spilla degli anni 50 che rappresenta una foglia? È sparita Camilla? È andata via? Non abbiamo più, no, aspetto che mi tolga la fedina, eccola lì, si vede che si era un attimo, non mi distraete Camilla, lasciatemi stare Camilla per favore, perché poi vanno di là, le chiedono, dammi questo, fammi questo, poverina, Camilla è quella che deve fare tutto poi, no? Deve fare la regia, deve riprendere, cioè, no, adesso lasciatela un po' tranquilla. Di questa spilla, direi meravigliosa, ho chiesto 3.200 euro. Qui ci sono 6 carati di diamanti, ok? Qui la caratura l'abbiamo fatta proprio precisa. 6 carati, leggermente superiore ai 6 carati, ma noi diciamo 6 carati. E poi c'è anche circa un carato di questi zaffiri taglio baguette degradante, che vanno a evidenziare lo stelo centrale della foglia stessa, che in questo caso vedete è rappresentata arricciata, no? Autunnale, sapete le foglie quando si asciugano cadono, autunnali, poi spesso hanno queste arricciature, realizzata in platino. Orbene, una spilla del genere, signori, ma è una cosa importante. Ora lasciate stare, io ve l'ho proposta a 3.200 euro, poi magari, che magari non so se qualcuno me la volesse pagare in oro, mi dà, che so, a 23 euro al grammo, mi dà 140 grammi, 139 grammi di oro e se la porta a casa. Sapete quell'oro rottame che non usate più, che tutti abbiamo magari nei nostri cassetti della nonna, eccetera, no? Ve la portate a casa. Ma questa è una spilla importante. Questa è una spilla che in qualche asta prestigiosa, non è escluso che poi se mi gira provo a mandarla alla Sotheby, provare un po' a venderla magari in un'asta importante di gioielli degli anni 50-60, che venga realizzata in città come Tokyo, come Londra, come Parigi, New York, no? Quindi aste importanti. Ma questa è una spilla che può fare anche 15.000 euro. Può fare anche 15.000 euro, vero? Vero. Difatti io poi alla fine, se non vengono vendute, non è che mi dispiaccia più di tanto, perché poi sono oggetti che mi permettono magari di così anche lavorarci sopra, presentarli, no? Eccetera, e quindi far valigia a quello che io vado a fare nel mio lavoro, eccetera. Quindi poi io presento questa spilla, magari vendo un altro oggetto. E se mi rimangono un domani, possono costituire la mia liquidazione. Visto che noi commercianti non abbiamo la liquidazione, no? Ma se un domani mi rimane una cosa del genere, il giorno che voglio chiudere, cosa faccio? La do ad un'asta importante e vediamo cosa fa una spilla del genere. Ritiriamola. C'erano, questi sono arrivati ad esempio da adesso, qui avevamo chiesto mi pare 2.400 euro per tutti e tre, quindi 800 euro l'uno. Questi sono bracciali della 1, no, no dell'1R, della Gold Art mi pare, che hanno questa maglia particolare, molto attuale, molto di moda, chiamata Cardano, questi sono i bracciali Cardano. Sono 3 bracciali, oro bianco, oro giallo e oro rosa, che possono essere venduti anche singolarmente. Qui possiamo eventualmente, al contrario dei bracciali invece, quelli filippini, che non voglio vendere, non voglio spezzare, però i filippini vi chiedo 35 euro al grammo e sono anche superiori rispetto alla
diciamo così, qualità e difficoltà di realizzazione per quanto riguarda la manifattura di rispetto a questi. Questa in fondo è una maglia vuota, Cardano, abbastanza facile se vogliamo, fra virgolette, da realizzare rispetto alla paglia di Filippini, che sono quei tre famosi bracciali che non so se oggi riesco a proporvi, ma vedremo. Ebbene, qui 2.400 euro tutti e tre, poi in realtà chi li volesse tutti e tre un po' di sconto lo facciamo, facciamo. E possiamo anche venderli singolarmente. Questa è alta oreficeria, attuale, di moda, e della Gold Art appunto. Ritiriamoli, poi ci vediamo, che anche questo è una cosa d'occasione, anche qui mi pare avevo chiesto 3.300 euro, questo è valutato almeno il doppio a Rapaport. Sapete che il listino dei diamanti è una cosa, diciamo, come l'oro, no? I diamanti costano, valgono come l'oro. Se noi andiamo a venderli in borsa, chiaramente bisogna avere gli agganci, le strutture adeguate. Noi riusciamo a vendere i diamanti in borsa. Se voi avete dei diamanti particolari, ve li possiamo vendere in borsa, e questi vengono pagati a seconda delle caratteristiche che hanno, le quali caratteristiche comunque devono essere certificate con certificati gemologici. Non basta andare là e dire questo, per esempio, questo è un diamante di 0,90 e qualcosa, è una E-Color VVS1. Ecco, io però non è che posso andare là in borsa, portare questo brillante, anzi questo diamante taglio cuore, perché non è un brillante, questo è un diamante taglio cuore. Il brillante è un diamante taglio brillante. Ebbene, non è che posso andare là e dire questo è un brillante color, no, ci devo andare col certificato gemologico. E loro, con il certificato gemologico, se ritengono affidabile questo certificato gemologico, in borsa mi dicono benissimo, questo è un E-Color, quindi è una pietra rara, molto bianca, molto ricercata, molto bella, te la paghiamo col 15-20% di sconto sulla valutazione Rapaport. Attenzione, sulla valutazione Rapaport. Poi andate a vedere, si può anche trovare su internet la valutazione Rapaport, un 0,90 taglio cuore e color, e come Empoli, quindi subito dopo la D, secondo grado di bianco extra. Nella scala così di colore del brillante, andate a vedere quanto vale un diamante taglio cuore e color VVS1 di 90 punti, quindi leggermente sotto il carato, vale più del doppio di questa cifra qua, vale più del doppio di questa cifra qua. Quindi questa è una pietra che probabilmente in borsa mi pagano anche più caro, io non ci sono ancora andato, non ho voglia di andare in borsa, ci andrò quando andrò in pensione, a vendere quello che mi rimane. Adesso non ho voglia di vendere in borsa, preferisco vendere alla mia clientela, e fidelizzare sempre maggiormente la mia clientela, perché poi alla fine se io vendo questo diamante ad un mio cliente e il mio cliente esce contento dal mio negozio, parla bene di me, no? Consiglia, fa il mio nome ad eventuali suoi amici, ed è questo poi il nostro punto d'arrivo, il nostro obiettivo, far circolare il nome bene, quindi far funzionare il cosiddetto passaparola. 3.800 la richiesta, ritiro, no, 3.300 avevo chiesto, ci stanno anche 3.800, perché no, però comunque onore del vero avevo chiesto 3.300 euro, ritiriamolo comunque, ritiriamolo, che vi ricordo l'acquamarina, poi vi faccio vedere due orologi,
Questa era l'acqua marina 4 carati e mezzo con tanti brillanti, perché c'era mi pare un carato e mezzo di brillanti. Qui avevamo originariamente chiesto 2500 euro, poi avevamo un po' abbassato a 2003-2002. Vabbè, poi insomma, se vi interessa l'oggetto, venite che ci mettiamo d'accordo. Lo sapete, bella l'acqua marina, blue light, taglio smeraldo. Montata a contorno con gambo a filo in oro bianco e ci sono circa un carato e mezzo di brillanti. Un carato e mezzo di brillanti li abbiamo anche in questa fede. Poi chiaramente che qua, per esempio nella fede che vado a presentare adesso, abbiamo un carato e mezzo, se non due carati, perché 5x4 20, saremo sui due carati, altro che un carato e mezzo. Però distribuiti su 5 pietre, qua un carato e mezzo mi pare sia distribuito su 3, 6, 9, 12, 16, sono 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14 pietre. Da 12 punti l'una più o meno, quindi insomma siamo sul carato e mezzo. Splendido, questo anello, davvero bello, guardate l'acqua marina che blu verde che ha, che brillantezza, che vivacità. Che queste sono le cose così che contano quando si esamina, si guarda, si ammira un'acqua marina. Il tono di azzurro che deve tendere al verde si chiama acqua marina apposta. Ricordo che l'acqua marina è un berillo, quindi stesso minerale, stessa gemma dello smeraldo. Ritiralo, ritiralo. Eccolo qua, la fedina da 2 carati. Io ho calcolato dai 40 ai 50 punti per pietra, quindi qui andiamo da un minimo di 2 carati nel caso in cui ogni gemma sia 40 punti, però adesso mi riprometto di pesarle proprio precise, di mettermi lì con l'average e misurarle, perché meritano davvero. Quindi se sono 40 punti, 5x4 20 e 2 carati, se sono addirittura 50 punti, come può essere, 5x5 25, andiamo a 2 carati e mezzo. Quindi la caratura non si scappa, sta tra i 2 carati e 2 carati e mezzo. È un'occasione. Beh, queste sono gemme da 1500 euro l'una, quindi 3000, 6000, 7500 euro. Io qua ho chiesto invece 4000 euro. 4.000 euro la richiesta. Questa è, ripeto, la classica fedina valenzana montata in oro giallo con brillanti e bianco extra. Siamo nel G-Color qua, non lasciatevi ingannare dall'inquinamento che abbiamo, sia per così l'ambiente dello studio che tira tanto al giallo, poi ecco il colore della pelle, tutti i fattori che comunque inquinano il brillante, no? Non lo fanno apparire bianco come in realtà è. Non a caso quando esaminiamo il colore del brillante, dobbiamo porlo, il diamante, il brillante, su un foglio bianco, in modo che il nostro occhio non sia influenzato dall'ambiente circostante. Qui addirittura ad influenzare il bianco dei brillanti è l'oro giallo, quindi se l'hanno montati questi 5 brillanti su oro giallo, vuol dire che sono belli, Poi molto bello, simpatico, carino, che qui insomma avevo chiesto mi pare 1.600, poi eravamo scesi a 1.400, questo zaffirino naturale, simpaticissimo, montato a doppio contorno in oro bianco con una montatura leggera, elegante, raffinata, con vedete il primo giro di diamanti rappresentato da diamanti taglio navette, addirittura quasi sospesi per aria. Poi abbiamo brillanti anche, vedete, sul gambo. Aspetta che abbiamo un attimo una comunicazione di servizio. Vogliono rivedere il pomellato, va bene, allora lo facciamo rivedere, tra l'altro abbiamo anche 4 minuti, quindi poi ora
me lo fai vedere, eh? Adesso no, lascia vedere, godiamoci un po' anche questo delizioso anellino a 1.400 con questo zaffiro birmano, almeno dal tono di colore al tono di azzurro, intenso, elettrico, vivo, e che sarà più o meno un carato e 20, un carato e 10, una cosa del genere. Poi anche per quanto riguarda il bianco abbiamo circa un carato di materiale, 1.400, io lo trovo simpaticissimo questo anello, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione, la montatura, l'incastonatura dei brillanti, specialmente sulla testa, guardate, sembrano davvero sospesi per aria. E beh, qui c'è della maestria assolutamente, maestria da parte dell'incassatore. Ritiriamo, tra l'altro anche i brillanti sul gambo, ecco, vogliono evidenziare la volontà di realizzare un bel gioiello, quindi chiaramente le pietre sono belle, no? Rifacciamo rivedere il pomellato, quello che pesa 23 grammi e 90, quindi 24 grammi, dove abbiamo questi tre granati singolarmente tagliati, e in pratica un blocco d'oro, un fascione d'oro questo. Anche qui la messa a misura si può fare, avendo cura ovviamente di non stringere, eliminare il nome, il marchio, però vedete che il marchio intelligentemente pomellando lo pone in una zona dell'anello che non interessa se lo stesso deve essere allargato o stretto. L'avessero messo, che so, nella parte inferiore rispetto ai tre granati e ciao, no? Nel momento in cui io devo allargare o stringere l'anello devo andare a togliere la scritta, la firma. Qui no. Qui no, questo è particolare, bello, dico già che è una misura 14, quindi chi avesse una misura intorno al 14, 17, 11 si può fare, non c'è nessun problema, il lavoro lo possiamo fare noi o se non lo possiamo mandare a pomellato, non c'è problema, come volete voi, come volete voi. E chiaramente se va a pomellato ci vorrà un po' più di tempo. Non so come sono i tempi di lavoro della pomellato, però abbiamo mandato dei lavori su a pomellato noi, e tra l'altro devo dire sono molto bravi, e voi mi direte ci mancherebbe ancora che pomellato non lavorasse bene. Bello, particolare questo anello di pomellato, appunto. Aspetta che poi guardavo una cosa, ok, ancora, ecco, possiamo utilizzare questi pochi secondi per far vedere qualche orologio, dai, ritiriamolo, qualche orologio che comunque può venire bene da donna, perché questo è un 15.200 Rolex Date, acciaio, 3.200 la richiesta, no corredo, no corredo, oppure abbiamo un 116.200 del 2012 corredato a 4.800, falli vedere in fila, vai, falli vedere in fila, dammi a me la cosa, va? Parlando di Rolex, oppure bello il Pasha, oppure bello il Pasha, questi sono tutti orologi da uomo che comunque possono così essere indossati tranquillamente anche da un polso femminile, oppure il Pasha C a 2002, fallo vedere, quadrante nero, questo è un altro gran bello orologio per quanto riguarda il pubblico femminile. Poi chi fosse alla ricerca di occasioni per quanto riguarda gli orologi venga pure a trovarci in negozio, Piazza Manzoni 12 Rosso, ne abbiamo tanti. Il prezzo dell'anello abbiamo detto che era 2.500 euro, l'anello pomellato, chiediamo 2.500 euro, considerate il peso, quasi 24 grammi e fate la proporzione con le cifre a cui vengono venduti oggi il pomellato, abbiamo un parametro, un punto di riferimento, il peso, cioè quasi 25 grammi, ovviamente un anello degli anni 80. Ma devo finire, devo chiudere perché abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi ringrazio Camilla soprattutto, ringrazio Claribel che ci ha assistito in quest'ora e mezza, vi do appuntamento se vi fa piacere martedì prossimo sempre dalle 14.30 alle 16 qui su Telegenova, oppure domenica sera non
non dimenticate gli orologi, 18:30-20. Per il resto invece veniteci a trovare in negozio. Ecco, una cosa che vi dico, ma venerdì mattina probabilmente apriremo più tardi perché abbiamo degli impegni particolari di lavoro e il negozio, forse siccome siamo io e mio fratello e basta, verrà aperto più tardi, ma non c'è nessun problema. È tutto, buon pomeriggio e arrivederci a martedì prossimo. Never